Se arriva a un Trapattoni che in trasferta sa raccogliere proprio tutto senza gettar via quasi nulla, Carlo Mazzone sa di dover masticare amaro, ma vuole almeno cadere in piedi. Con Baroni su Serena, Enzo su Matteus e Vanoli su Berti riesce pure a far soffrire un Inter che priva di Matteoli recupera però finalmente Brehme. Baroni prova a far soffrire Zenga, ma nel Salento anche le traverse tifano Inter. Ci prova anche Vince, ma non scherziamo, di fronte al portiere della nazionale non passa lo straniero. Già, non scherziamo, ordina Trapattoni negli spogliatoi, anche perché Maradona ha sognato di battere la Roma. E se il Trap chiama, Ramon Diaz risponde, gli conviene. Spero che la mia virtù continui a lavorare, ho sofferto tanto, però credo che i risultati verranno sicuramente. Non è che hai sognato sentendo nominare Klinsmann? No, no, per niente, io continuo per la mia strada, voglio vincere il campionato con l'Inter e faremo di tutto. Tanti auguri a chi? A tutti gli sportivi italiani e anche a mia famiglia. Auguri a tutti, anche i tedeschi sparano a fine anno. Brehme da 30 metri. Poi c'è anche il messaggio augurale di Berti, ma per Trapattoni il più importante è gradito, arriva dalle radioline. Attenzione, rete della Roma! La Roma è passata in vantaggio con Föller. Dita, io ti credo. Dopo che ho guardato a lungo, adesso io mi siedo. Non ci sono rivincite, né dubbi né incertezze. Ora il fondo è limpido, ora ascolto immobile le tue carezze. Anche gli angeli, capita a volte, sai, si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite. Sappiamo che è ancora presto per stabilire determinate tabelle, ma non dimentichiamoci che abbiamo ancora tutti i confronti diretti. Dobbiamo andare a Napoli e quindi solo dopo Napoli avremo affrontato tutte le nostre dirette e di lì potremo anche guardarci in faccia e dire quantomeno valiamo gli altri. Sul Napoli lei ha detto che forse potrebbe pesare la Coppa UEFA. Allora benvenuti a quei 7 minuti di follia. No, noi una squadra come la nostra ha il dovere di essere sempre protagonista di... Insieme per aiutare chi soffre. L'iniziativa del quotidiano Il Messaggero, che intende raccogliere fondi per 3 ospedali della capitale, ha una madrina d'eccezione, la sempre sorridente Marisa Laurito. L'urna accoglie anche le offerte dei giocatori, rappresentati dai capitani Giannini e Maradona. La showgirl vedrà perdere il suo Napoli, cui evidentemente non si addicono le vacanze natalizie. Sarà un caso, ma il ritmo dei partenopei viene puntualmente spezzato dalle parentesi festaiole. Al di là del modo con cui matura la sconfitta, gol partita a 3 minuti dal termine, la squadra di Bianchi sembra la brutta copia della macchina da gol ammirata in altre occasioni. Per contro, la Roma chiude in crescendo l'anno bisestile, ottenendo la 4ª vittoria consecutiva e giocando all'Olimpico con determinazione maggiore rispetto agli avversari. Tra i giallorossi i voti più alti a Nela, che sta gradatamente ritrovando i motivi migliori, e a Rudi Völler, da diverse giornate molto efficace. Proprio il tedesco, su cross di Tempestilli, sigla il gol vincente, l'ultimo della Serie A per il 1988. È il 42esimo minuto della ripresa. D'accordo, l'equilibrio si rompe quando le due squadre probabilmente pensano già al pareggio e alla doccia, ma va detto che la Roma, più tonica ed aggressiva, non ruba proprio nulla. Negli spogliatoi Diego Maradona non drammatizza, il presidente Viola si aspettava una prova convincente. Ma certo, eravamo in ascesa, tutti lo sapevano, saremo ancora in ascesa in futuro, si raccoglie quello che si è seminato nel momento triste, no? Sicuramente tutte e due le squadre stavano pensando già in un pareggio, però è venuto questa protesta di Feller che... Ci ha punito così un pochettino, però il Napoli va molto bene, si va di Roma molto bene. La Sampdoria è terza con 15 punti, i campioni del Milan settimi a quota 12, 8 punti meno dell'Inter capolista. Un buon capodanno dipende dai gusti.
Guai ai vinti e Ultima spiaggia, celebri frasi tirate fuori rispettivamente da un vecchio libro di latino e dai dépliants delle agenzie di viaggio fantasma, avevano allietato la vigilia. Se l'arbitro Lobello, di una dinastia che non piace al diavolo, non si fosse intestardito nel far durare solo 90 minuti la partita, ancora adesso le squadre starebbero lottando sul prato di San Siro senza far gol. Solo il redivivo Gullit ha fatto tremare il legno, anzi il caminetto di Pagliuca, attorno al quale si erano messi stretti stretti i blucerchiati per santificare meglio le feste, evitando la sconfitta. Vialli, poi, ha ammesso che la Sampdoria finalmente si è fatta furba. Ma sì, ci siamo fatti furbi, nel senso che abbiamo giocato non bene, però abbiamo cercato a tutti i costi il risultato. Per fortuna abbiamo vissuto giornate abbastanza positive. Abbiamo perso con l'Inter qua a San Siro e in casa con la Roma, però a guardare bene siamo meno uno in media inglese, quindi direi che è un risultato accettabilissimo. È chiaro che in questo momento l'Inter sta andando così forte che fa sembrare misere anche le nostre buone cose. Trovarsi sullo stesso gradino di Juve Roma, a due punti dal Napoli, essere in corsa in Coppa delle Coppe e in Coppa Italia, effettivamente non è un brutto andare per la Sampdoria, che ha patito qualche flessione solo per infortuni e squalifiche ed avendo parecchi giocatori dai piedi buoni è costretta a giocare su un campo infame che non favorisce le finezze. La sconfitta con la Roma ha segnato forse il momento più difficile. No, perché perso Napoli o vinto Inter, questo non mi interessa. Vuol dire noi dobbiamo prendere al fin del girone di andata 24-25 punti. Il pesante precampionato ricco di glorie ferragostani, molti infortuni, Filippo Galli, Ancelotti, poi Donadoni a Belgrado, per citarne solo alcuni, e l'affrettato recupero di Gullit contro la Stella Rossa, sono state le cause della caduta del Milan a mezza classifica. Momenti difficili come quello della sconfitta con l'Atalanta, col Napoli nel derby, hanno lasciato il segno. Belgrado è forse stata una svolta per i campioni, come dice Sacchi. È evidente che se prima di Belgrado il Milan era stato per 37 partite in partite ufficiali imbattuto e dopo Belgrado invece ha vinto solo una volta in 6 partite, qualche cosa deve essere successo dopo questa partita. Noi non siamo ancora arrembanti e aggressivi come eravamo in precedenza, stiamo pagando anche così lo stato di forma non ottimale di qualche giocatore e qualche incidente di troppo che ci ha, direi, premiato, come abbiamo avuto il premio degli infortunati, ma non abbiamo avuto in corrispondenza il premio dei punti in classifica. A parte l'Oscar della sfortuna, alla luce di quel che è successo, quali prospettive ha la squadra rossonera? Puntare solo alla Coppa dei Campioni o c'è ancora tempo per rimediare in campionato? Io non so se ci sia tempo per rimediare, dipenderà molto dalle altre. Noi però dovremo fare le cose nel modo giusto fino alla fine. Certo, le difficoltà sono parecchie, dal recupero fisico del miglior Gullit a quello di un Ancelotti che risente dei postumi dell'operazione al ginocchio. E poi in parecchi debbono trovare la miglior forma, da Maldini allo stesso Rijkaard. E Van Basten, in fatto di gol, è pallone d'oro solo in Olanda. L'anno dello scudetto, insomma, è terminato maluccio. Ora il Milan entra in quello del 90° compleanno. Dal lontano 1899 il diavolo ne ha fatta di strada. 11 scudetti, tante coppe e personaggi indimenticabili nella sua storia gloriosa che non può certo esaurirsi con quella meravigliosa notte della primavera scorsa e con un disco che parla di eroi. Il 198° derby torinese comincia con il doveroso ricordo di Dario Sarroglia, Giancarlo Catella e Anna Maria Zoff, la mamma di Dino, scomparsi nei giorni scorsi. Lutto al braccio per i giocatori bianconeri. Thank you.
visto dall'alto e dal basso, questo derby esprime due verità. La Juventus, che lo ha vinto, dopo aver incassato 11 gol nelle prime 6 giornate di campionato, 5 dei quali contro il Napoli, negli ultimi 5 turni ne ha incassati soltanto 2. Zoff spiega. Io mi sforzo di consigliare, di ordinare, che bisogna giocare in tranquillità. E dietro, anche memori degli altri anni, c'è un po' di affanno qualche volta, tuttora, che voglio che si prendano dei gol, però con la coscienza, con la tranquillità. Sì, è cambiato, sì, forse con una quadraturina più coperta c'è, però anche il fatto di non lasciarci prendere dall'affanno di voler fare a tutti i costi delle cose che poi ti penalizzano. Altra verità, il Torino con soli 8 punti in classifica paga problemi di conduzione, infortuni, sfortuna e diserzioni come quella di Miller, rimasto in Brasile ad inseguire la moglie dalla quale si sta separando e i soldi che le ha intestato e dei quali non intende separarsi. De Finis dichiara. Mi addolora e mi rammarica. Cosa contate di fare adesso? Niente, arriva. Vai a prenderlo. No, viene giù. Quando? Viene giù lunedì o martedì, è qui, sicuro. Comunque adesso lo terremo un po' più vicino, un po' più stretti. 8 punti sono pochi, ci troviamo in una posizione di classifica delicata. Abbiamo adesso un'altra partita difficilissima domenica prossima. Poi avremo un po' un calendario in discesa, però sicuramente dobbiamo cercare di fare dei punti, in quanto penso che col campionato 18 squadre parecchie formazioni possono essere implicate in questa lotta per la salvezza. Speriamo di riuscire nell'89 a trovare maggior fortuna di quanto in effetti ne abbiamo avuto in questo finale di anno. Il problema, si fa per dire, della Juventus si chiama Sasha Zavarov, sostituito da Rui Barros nella ripresa. Ma direi che Zavarov ritrova il campionato italiano, uno straniero di quelli russi, quindi non è europeo e quindi problemi di qualche genere, anche d'aver giocato tanto, certamente ce l'ha. Poi io più di tanto non posso dare dei consigli in quanto le difficoltà della lingua non mi permettono di andare così in profondità anche nei dettagli, magari in una posizione, il momento di fare una cosa o l'altra, ma io credo che andando avanti col tempo anche lui si assesterà, siccome un grande giocatore, credo che non abbia difficoltà a intendere anche il calcio italiano. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound silence. Con il suo gol Altobelli si è laureato uomo vincente anche nel derby torinese. Ha vinto la Juventus, ma con la squadra bianconera anche la civiltà di 45.000 spettatori. Una prova di grande maturità. Ci si è avvicinato Baggio, che al terzo posto ha raggiunto Maradona. È finita 1-1 tra Atalanta e Como in uno dei tanti derby della Lombardia. Ma al di là di questo, al di là del gol del bergamasco De Patre, un esordiente, e la risposta di Simone per i lariani, rimane il conforto per due società che, costantemente alle prese con problemi di bilancio e di giocatori da vendere, stanno affrontando la Serie A veramente a testa alta. Diversi i problemi di classifica. L'Atalanta sogna alle spalle delle superpotenze nazionali. Il Como, per ora, sotto la dirigente guida di Marchesi, mantiene le giuste distanze dalla zona retrocessione. A Bergamo, ieri, sole stadio quasi esaurito e l'inevitabile occasione per fare un bilancio e qualche promessa. La della partita di oggi, che cosa l'ha convinta fino a questo momento del Como, che cosa invece la impaurisce? La squadra come noi deve essere sempre un po' impaurita, perché la classifica non è mai tranquilla e non lo sarà
fino alla fine della stagione, fino alla fine del campionato. La squadra gioca con una certa convinzione, con dei giovani, con anche qualche giocatore anziano molto importante, e soprattutto cerca di sviluppare un suo tipo di gioco, anche se qualche volta con le più grosse siamo un po' costretti a subire, ma non rinunciamo mai in partenza. La vittoria di vincere 1-0 può anche preoccupare più di altre volte nel contesto della gara, ma questo penso succeda a chi magari si trova in queste alte sfere abbastanza inaspettatamente. Il cambio della guardia all'ultimo posto in classifica lo ha fissato ieri questo gol di Ivano Bonetti, una prodezza che ha consentito al Bologna di sopravanzare l'Ascoli e di presentarsi all'anno nuovo con lo spirito di una squadra che soltanto ora inizia il suo vero campionato, sperando che il tempo perduto non sia irrecuperabile. Certo, per Ascoli e Bologna sarà comunque un cammino tutto in salita. I bianconeri hanno oltretutto fallito ieri il piccolo traguardo scaramantico che vuole non perdente la squadra con un nuovo allenatore. Eugenio Bersellini, che ha preferito le dolci colline marchigiane alle assolate tentazioni in terra d'Egitto, non ha avuto fortuna. Il suo Ascoli ha combattuto, si è impegnato, ma come ai tempi di Castagnier ha dovuto piegarsi contro avversari pur non irresistibili. Il fatto è che il presidente Rozzi ha potuto cambiare la panchina, ma gli uomini da spedire in campo sono sempre gli stessi. A Bologna si è registrato l'esordio stagionale di Paolo Benetti, ma il giovane difensore non basta a fare la differenza. La differenza avrebbe potuto farla il brasiliano Walter Casagrande, sul cui apporto Castagnier contava per arricchire di fosforo e di classe il centrocampo ascolano. Ma un infortunio lo ha tolto dai ranghi e per lui il campionato è praticamente finito. L'assenza di Casagrande riduce di parecchio, per di più, il possibile apporto di un altro straniero, lo jugoslavo Zvetkovic. L'ex prima punta dello Stella Rossa, della Dinamo Zagabria e della Nazionale Jugoslava è formidabile nello sfruttare le occasioni di contropiede, ma bisogna saperlo lanciare e nell'Ascoli nessuno sembra poter disporre della giusta qualità. Bagnoli, in queste ultime settimane, prima del successo sulla Fiorentina, ha temuto davvero di essere licenziato? C'è stata una delle giornate più belle perché alla fine c'è stato l'abbraccio dei giocatori che è stato molto spontaneo. La prima cosa sono venuti verso di me e questo ha risaldato ancora di più quello che c'era fra me e la squadra. È la stessa cosa è successo con i dirigenti. Eriksson, Firenze è una delle città più belle del mondo e è una squadra che sta giocando così poco bene, diciamo, a pallone. Come mai? Ma lei ha ragione, ma noi in trasferta creiamo poche occasioni, credo che vale per tutte le squadre in Serie A. In casa creiamo molto di più, senz'altro, ma più preoccupante è i gol che prendiamo. Gol che prendiamo troppo facile, senz'altro. Siamo troppo poco furbi. Dopo 10 partite, quasi 3 mesi, il Verona è dunque tornato alla vittoria, mentre la Fiorentina ha confermato anche a San Silvestro le sue attuali difficoltà, che investono proprio tutti, squadra, allenatore, dirigenti. Il Verona non è più quello di 3 anni e mezzo fa, quello dello scudetto, ma ieri, a poche ore dal nuovo anno, ha dimostrato che spiccioli di grinta è ancora capace di spenderli, cancellando sfortuna, traversa di Bonetti, e imprecisioni assortite, Galderisi prima sciupone e poi protagonista, per trovare slancio e rapidità, qualità ben illustrate dal radente argentino Caniglia. Così nella ripresa, pur in svantaggio per un rigore di Baggio, la squadra gialloblu ha premuto la Fiorentina nella sua area, rispolverando le doti mostrate in Coppa Italia. Mercoledì sarà impegnata nei quarti col Pisa e nelle prime 3 giornate di campionato, quando, malgrado la fragilità di attacco e centrocampo e la novità del modulo a zona, conquistò 4 punti. L'arbitro Felicani di Bologna ha visto 2 rigori e Bortolazzi, che in regia ha raccolto la difficile eredità di Di Gennaro e dal dischetto quella meno impegnativa di Galderisi, come vedete, ha trasformato. Presidente Chiampani, i tifosi si chiedono se adesso devono aspettare altre 10 giornate prima di vedere il Verona vincere. Penso proprio di no. Penso che la nostra via Crucis l'abbiamo percorsa tutta. Vista dal basso, primo tempo 36esimo, incocciati molto bene,
Secondo tempo, a 3 minuti dalla fine, su tiro di Ruben Sosa, smanaccia male Grudina, il portiere bravo ma sfortunato del Pisa, ed è l'1-1. L'anno bisesto, l'88 cioè, finisce con un pareggio per il Pisa e per la Lazio. Qualcuno avrà avuto pure sfortuna. L'89, oggi cioè, incomincia con la squadra pisana che toglie il silenziatore alle parole e lo fa apposta per noi domenica sportiva. Grazie Cuoghi, grazie Incocciati, grazie Bolchi. Ma come si fa a non vincere 11 contro 10? Questo calo del secondo tempo è una delle cose inspiegabili del calcio. Per me non esiste che una squadra in 11 contro 10 non riesca a proporre azioni in continuazione. Quindi è stato un nostro limite, un nostro difetto in questa partita. E abbiamo pagato, anche se in modo un po' strano, a 4 minuti dalla fine, su una posizione che forse non c'era. Però direi che bisogna fare stavolta recitare mea culpa. Forse ci siamo un po' rilassati, che è un po' l'arma micidiale negativa sicuramente di questi momenti. Abbiamo avuto un calo sicuramente di gioco dovuto, secondo me, secondo il mio punto di vista, a questa forma psicologica. E non siamo stati capaci di reagire, dai poi il gol lo trovano, anche se è stato un gol fortunoso. Comunque noi dovevamo chiudere la gara prima, secondo sempre il mio punto di vista, appunto per non correre questa situazione che poi ci ha condannati. Però la gente magari vorrebbe anche una spiegazione di natura tecnica, Bolchi. Sì, anche se bisogna dire che quelli che hanno giocato in 11 hanno fatto di tutto per agevolare quelli che erano in 10 nel caso specifico. Noi forse abbiamo peccato di personalità proprio, direi che anziché mantenere il controllo della palla, potendo sfruttare un uomo in più, abbiamo lasciato l'iniziativa alla Lazio. Queste le recriminazioni nerazzurre, ma su questa partita una prima osservazione c'è da fare. Intanto si è giocato solo un tempo, 45 minuti, con grande equilibrio e con una Lazio più ordinata e forte sul centrocampo e con Icardi che ha consumato polmoni su tutti e per tutti, forse il migliore in senso assoluto. L'ultima recita pallonara del 1988 si è consumata in una girandola di emozioni a Pescara, dove i biancazzurri di Galeone hanno vinto con largo margine la prima sfida salvezza contro il Cesena. Ma non è tutto oro quello che riluce. In effetti, due rigori a favore dei padroni di casa ed una doppia espulsione piuttosto affrettata nelle file dei bianconeri di Romagna hanno rappresentato la svolta decisiva di una partita che ha avuto nell'arbitro Paparesta il suo protagonista principale. Saltano i tappi dello champagne in casa biancazzurra, sono saltati invece i nervi al presidente del Cesena, Lugaresi. È una cosa scandalosa, vergognosa, primo rigore che non c'è, manda fuori due uomini nel primo fallo, ne manda fuori uno e poi manda fuori il secondo perché lancia fuori la palla. Non ho mai visto in 25 anni, non si può fare del calcio in questa maniera, è un insulto a chi viene a vedere la partita. Si chiude invece con una doppietta di Gasperini ed un gol di Pagano il 1988 per il Pescara, che dopo il cappotto di Napoli ha avuto la forza di rimettersi in carreggiata. Ecco il bilancio di Galeone sulla prima parte del campionato. Inizio di quest'anno un po' difficoltoso, abbiamo cambiato abbastanza anche come forse concetto di gioco, i brasiliani, quindi qualche difficoltà di inserimento da parte dei nuovi stranieri. Però adesso abbiamo ripreso bene e forse ci mancherebbe un punto, ci manca il punto con la Fiorentina a Firenze che ci avrebbe proiettato in una classifica veramente molto molto buona. Ci davano per spacciati dopo l'8-2 di Napoli, ricordo articoli velenosi anche contro di noi, abbiamo modificato qualcosa in fase difensiva, stiamo molto più accorti, abbiamo subito molto meno reti, concediamo di meno all'avversario, tutto lì, però giochiamo anche meno bene. Vediamo un po' in prospettiva questo Pescara edizione 89. Abbiamo molte squadre dietro di noi, quindi... Il Genoa chiude l'anno al vertice e quella rosso-blu la squadra leader del campionato con i suoi 25 punti, 2 in più del Bari e addirittura 5 in più dell'Udinese. Ma da tempo ormai in testa non succede nulla di emozionante, forse proprio perché il torneo cadetto ha assunto sin dall'avvio una fisionomia ben precisa. Le più accreditate sono tutte lì, con due sole eccezioni, la presenza non preventivata del Cosenza, una grande sorpresa, e l'assenza dell'Avellino, sorprendente se non altro per gli sforzi economici sopportati dalla società che ha allestito dal nulla una squadra ben equilibrata. Ieri il Genoa si è fatto rimontare per ben due volte dall'Empoli di Gigi Simoni, che a Marassi può contare sempre su molti estimatori.
Passati in vantaggio con Quaggiotto, i rossoblù si sono fatti raggiungere in apertura di ripresa da Vignola. Un gran gol il suo. Ma il Genoa è tornato di nuovo in vantaggio ancora con Quaggiotto sul rigore. Così il 26enne padovano fa un passo in avanti decisivo anche in classifica cannonieri, raggiungendo il suo compagno Nappi a quota 6. Per Quaggiotto, ex difensore specialista dei tiri da fermo, è un record. 6 reti non le aveva mai segnate. A 10 minuti dalla fine l'Empoli ha ottenuto il 2-2 grazie a Baiano, un pareggio importante per i toscani che si allontanano dalla zona minata. La partita più importante della giornata si è giocata a Cosenza e francamente era difficile prevedere che la sfida tra i calabresi e il Bari potesse diventare un match clou di fine anno. Ha vinto la formazione di Salvemini con un gol di Monelli al suo quinto centro personale. Il Cosenza resta comunque la rivelazione di inizio campionato. Si era presentato all'appuntamento di ieri imbattuto da 9 partite. Il Bari invece, dopo 3 pareggi consecutivi, è finalmente tornato al successo. I biancorossi sono ancora imbattuti in campionato. L'Udinese, che nelle ultime domeniche aveva sfoggiato un passo superiore fino alla goleada contro il Messina, protagonista De Vitis, non è riuscita a superare l'ostacolo Monza. La formazione di Sonetti ha sprecato una buona occasione. Il distacco dal Genoa capolista è rimasto immutato, meno 5, ma ha perso un punto nei confronti del Bari che, come abbiamo visto, è andato a vincere a Cosenza. L'Udinese comunque ci ha provato in tutti i modi, ma il Monza ha resistito, nonostante fosse in 10 negli ultimi 17 minuti, per l'espulsione di Casiraghi. Sono state 4 le vittorie esterne della 16esima d'andata. La più sorprendente è stata ottenuta dalla Cremonese a Brescia, 2-0 con reti di Bivi sul rigore e Chiorri. La situazione per la squadra di Guerini è diventata difficile. Seconda sconfitta consecutiva, polemiche e qualcuno vorrebbe un cambio alla guida tecnica. La Cremonese è certamente in grande ascesa, ha superato di slancio il Cosenza e staccato di un punto l'Avellino. Quell'Avellino che è stato fermato al Partenio dal Catanzaro. Gli Irpini, dopo il cambio dell'allenatore, sono in serie positiva, 0-0 a Bari e 1-0 a Monza, ma contro il Catanzaro non sono riusciti a confermare quei progressi fatti intuire nelle ultime 2 domeniche. C'è da dire, a parziale giustificazione, che il Catanzaro era particolarmente zitto, visto che era reduce dalla sconfitta contro la Cremonese. Un altro successo esterno è stato quello del Parma a Barletta. Il Parma non è nuovo ad imprese del genere, ma stupisce comunque la proporzione della sua vittoria. 3-0 per le firme di Di Carlo, Osio e Verga. E dire che gli ospiti dovevano fare a meno degli squalificati Melli e Minotti, il difensore con licenza di segnare. Insomma, il Parma, che qualche domenica fa non sembrava neppure parente lontana della bella squadra che si era proposta all'attenzione generale, è in piena ripresa. Nelle ultime 3 partite, 5 punti, 4 dei quali in trasferta. Non è male. Fosse stata inserita nella schedina, probabilmente Taranto San Benedettese avrebbe fatto lievitare la vincita dei 13. Era infatti difficile pronosticare la vittoria esterna dei marchigiani, che nelle prime 15 partite hanno ottenuto soltanto un successo, segnato in totale 4 reti e subite 15. Dunque il 2-0 di Taranto, deciso da Sopranzi e Torri, è per la San Benedettese il modo migliore di chiudere un anno non certo ricco di soddisfazioni. È sempre ultima in classifica, ma il distacco si è assottigliato. Ora sono solo 2 i punti di svantaggio nei confronti di Monza, Barletta, Licata e Piacenza. Piacenza che comunque ha brindato prima della mezzanotte per festeggiare il successo netto contro il Padova. 3-1 il risultato. Il mattatore è stato Iorio, che dopo aver aperto le marcature ha raddoppiato su calcio di rigore. Il Padova ha accorciato le distanze grazie ad un'autorete di Bozzia. Il sigillo finale è stato posto da Rocca Tagliata. Domenica prossima il Piacenza è atteso ad un compito difficile, la trasferta di San Benedetto. E concludiamo il nostro commento prendendo in esame le ultime 2 partite. Ancona Licata, vinta dall'Ancona per 1-0, gol di De Martino. E Regina Messina, terminata sempre 1-0 in favore dei calabresi. Il gol che ha fatto saltare il tappo al momento giusto lo ha siglato Catanese.